there's nothing here to stop us. We can't do nothing wrong. The time is ticking, baby, so let's not take too long. Tomorrow's never promised, today is all we have. I've had enough of talking, baby, just take my hand. Remember what I told you, remember what I said, remember what I told you. While we're young, let's have fun, chase the sun. I'm telling you, while we're young, let's have fun. Michele Lettieri, un piacere rincontrarti dopo il bellissimo evento di Positano, anche oggi protagonisti insieme ad altre importanti scuole e accademie del settore moda al Fashion Graduate Italia. Quindi, visto che tu sei il presidente, sei in questo ruolo da diversi anni, da sempre partecipate al Fashion Graduate, ti chiederei proprio un po' com'è questa dinamica tra mondo dello studio e poi l'anno dopo mondo del lavoro, uffici stile, uffici creativi, un bilancio tra, diciamo, UAD e il tessuto industriale della moda italiana. Effettivamente è una, come dire, è importante fare uno spaccato su quello che possono essere le opportunità che dà il fashion system. Studiare moda non è semplicemente saper disegnare banalmente o saper cucire un capo, fare un modello, ma tanto altro. Chi come me negli anni 90 ha studiato in accademia, avevamo tutti il sogno di aprire la propria linea. Quello è stato, voglio dire, l'imprinting che ci ha lanciati nel poter affrontare questo mondo. Ma molto importante entrare e scoprire le varie professioni e le varie opportunità di questo sistema e a vario livello inserirsi. Io mi ricordo che un po' di anni fa, una delle mie prime interviste, un grande stilista italiano durante l'alta moda mi disse: oggi tutti vogliono fare i direttori creativi e io non riesco a trovare una premiere per fare la mia collezione di alta moda. Devo andare a recuperarli nel meridione dell'Italia, le signore di una certa età, portarmeli su e prenderli come premiere in atelier, perché nessuno dei giovani può fare questo mestiere. La moda è anche questo, è anche un po' sporcarsi le mani, no? Questo va comunicato anche a tutti i ragazzi che sognano di diventare art director. Diciamo che questa è la differenza tra la moda italiana e quello che possono essere la creatività che vediamo anche nei paesi, per non dire anglosassoni, ma in vari posti del mondo. Diciamo che è proprio la scuola della moda italiana dove noi facciamo la differenza nel dettaglio del capo. Per questo sporcarsi le mani è molto importante. Devo dire che le collezioni che abbiamo visto durante la sfilata di oggi sono tutte prodotte dai nostri studenti. Magari si sono fatti supportare da docenti piuttosto che professionisti, ma loro devono saper cucire quello che hanno pensato, perché è lì che si fa la differenza, cioè essere scultori del proprio prodotto e non semplicemente ideatori. Mi ha ispirato la ricerca di Leonardo da Vinci sul corpo umano, quindi in particolar modo le ossa, i muscoli e i tessuti, che sono a talvolta riportati anche come pattern su tutti gli outfit. Per la mia collezione mi sono ispirata comunque alla storia, perché è una cosa che mi piace tantissimo e ho cercato molti particolari in diverse epoche, li ho riportati nei miei capi ma in chiave moderna. Ho utilizzato maggiormente tessuto per piumino, pelle stampata e in qualche outfit visone colorato. Cappotto in panno di lana con questo giubbino in ecopelle che è... Dietro presenta tutta la lavorazione che ho riportato sui vari capi, una lavorazione fatta a mano da me con dei bottoncini intrecciati all'interno della pelle.